Ciao a tutti e bentornati nella mia Smile Room. Oggi vi propongo degli esercizi per la mobilità delle spalle e per rinforzare la nostra schiena. Sono esercizi che potete fare comodamente seduti, tenendo davanti a voi o un'altra seggiola o appoggiandovi a una scrivania. Quindi iniziamo, andiamo sempre a sederci bene in punta alla sedia, sentendo bene i nostri ischi in appoggio, quindi due spuntoni. Manteniamo qui la posizione, iniziamo con delle respirazioni. Inspiriamo, solleviamo e espirando abbassiamo, mantenendo bene i piedi a contatto con la terra e cercando di sentire bene sia il tallone che l'alluce che spingono via in contemporanea. E continuiamo ancora con delle belle respirazioni. Sollevo le braccia, inspiro e le passo fuori l'aria. E ancora uno, sollevo, inspiro e abbasso fuori l'aria. Da qui porto le mani sulle cosce, arrotondo la schiena facendo scivolare le mani verso le ginocchia. Mantengo la posizione flessa e poi ritorno, mi allungo dal basso verso l'alto, cercando di portare qui i gomiti un pochino più indietro, in modo da aprire il petto. E ancora fuori l'aria. Arrotondo la colonna, scivolo con le mani sulle ginocchia e poi ritorno, distendo e apro bene il petto dietro per i gomiti. E ancora fuori l'aria, arrotondo sulla parte alta, vado in flessione bene col mento e ritorno, apro, distendo la schiena dietro i gomiti. E l'ultimo, arrotondo bene in flessione e poi ritorno una vertebra per volta e snocciolo le vertebre. Da qui ritorniamo con le braccia bene su in alto e andiamo a tirare la colonna, andiamo a scaldare bene tutta la schiena lateralmente, tirando bene verso il soffitto, come se ci fosse una corda, un filo da prendere e vi allungate, mantenete sempre gli ischi attaccati sulla seggiola e poi provo a mantenere, mi sbilancio poco poco in avanti e ritorno. Se è troppo difficile con le braccia distese, portiamo le braccia flesse a candelabro e andiamo soltanto a muovere, a inclinare il nostro busto in avanti, fletto, vado bene avanti e poi ritorno. Con la schiena il più dritto possibile, se è ancora troppo difficile qua, lasciate le braccia giù e andate soltanto a effettuare questo movimento, cercando però sempre di mantenere le spalle lontane dalle orecchie in qualsiasi posizione le vostre braccia siano. Anche qui sempre le braccia e le scapole lontane dalle orecchie. Dopodiché mantengo la posizione o qui, o qui, o qui. Tengo ancora 5 secondi con le braccia bene che tirano giù, con i gomiti bene aperti, con le braccia bene che tirano in alto. Mantenete ancora 2, sentite bene la schiena che si distende. Mantengo ancora 1. Ritorno, appoggiate le mani sulla sedia che avete davanti e andiamo a fare il gatto arrabbiato, arrotondo la colonna, fuori l'aria e inspiro, distendo, premendo bene con le mani sulla sedia e sentite bene le scarpe che si allontanano. Arrotondo e distendo e ancora fuori l'aria, stiamo bene con l'ombelico. E distendo abbassando bene le scapole. E ancora 2. Senti bene la schiena come si flette e come si allunga. Distendo bene. E l'ultimo, arrotondo, fletto. E distendo. Mantengo adesso qui bene la schiena piatta, mano sinistra che va in mezzo alla sedia o davanti al tavolo. E vado ad aprire il braccio destro indietro alto, piegando il gomito sinistro, questo qua, gomito che si piega, apro bene la spalla, ritorno, cambio l'altra mano in mezzo, apro il sinistro, piego il gomito destro, apro bene fin dove riesco, guardo la mano dietro e ritorno. Ancora, apro destra, piego il gomito sinistro, guardo la mano dietro. Aprite piano piano, sempre un po' di più, con calma, non c'è fretta. Espiro, apro, guardo la mano, ritorno in centro, dall'altra, fuori l'aria. Senti bene tutta la schiena come
allunga, quando va in rotazione, apro e ritorno. Avvicino, avvicino, sempre con le vertebre che si snocciolano una dopo l'altra, cammino, cammino con le mani e mi distendo, ok? Ritorniamo con le braccia in alto. Andiamo di nuovo a farlo un po' più dinamico. Mi distendo, appoggio le mani, arrotondo la schiena e torno su, ok? Ancora, sollevo le braccia. Distendo avanti, tengo la schiena piatta, lascio andare le braccia e arrotondo la colonna. Se è troppo difficile con le braccia tese, lascio le braccia qui a candelabro. E stessa cosa, vado avanti, appoggio le mani e torno su lentamente. E l'ultimo, allungo dove vuole le braccia, vado in avanti, appoggio le mani e mi spingo. Ok, ora apri bene il petto, cerca con le mani dietro, come se le mani si volessero toccare. Apri bene il petto e da qui fai dei piccoli molleggi con i palmi delle mani che si cercano, come se le tue braccia volessero schiacciare la sedia. Apro il petto e lavoro bene con le braccia. Ancora 4, 3, 2, 1 e rilasso, sciolgo un po'. Ok, ora lateralmente sollevo il braccio sinistro e vado verso destra. Tiro bene con la mano verso la terra, l'altro su in alto e ritorno in centro. Dall'altra parte sollevo, espiro mantenendo sempre tutti e due i glutei attaccati, ritorno, appoggio e ancora uno, sollevo, espiro, ritorno e appoggio. Dall'altra parte l'ultimo, sempre immaginate di stare tra due muri, allungo bene, torno e appoggio. Ora ritorniamo con le braccia su, andiamo in avanti, appoggiamo le mani, arrotondo la schiena come prima, adesso però distendo la colonna, ritorno con le braccia distese, 1, 2 e ritorno verso con la schiena e rilasso, ok? Quindi sollevo le braccia, vado in avanti, respiro, appoggio le mani, arrotondo come abbiamo fatto finora, da qui aggiungiamo distensione, se riuscite a staccare tutte e due le mani, altrimenti solo con una, stacco 1, stacco 2, resisto, ritorno su usando bene i muscoli della schiena, ok? Ancora due volte, sollevo le braccia, vado in avanti, appoggio le mani, arrotondo, distendo la schiena, provo con tutte e due le mani distese, se non solo una, ritorno su e torno giù, ok? L'ultimo, sollevo, vado in avanti, sentite bene la schiena come lavora, appoggio le mani, arrotondo la colonna, distendo, usiamo bene i muscoli della schiena e paravertebrale, distendo 1, distendo 2, addome contratto e salgo, rilasso, ok? Andiamo adesso con la mano destra dietro la schiena della sedia, mano sinistra sul ginocchio, vado in rotazione. Espiro, mi allungo. Tirate bene la schiena verso il soffitto. Rilassatevi un attimo, allungate la schiena, preparate tutti i muscoli sempre della schiena, che poi dobbiamo ripetere ancora una volta l'esercizio con una piccola variante. Dall'altra parte, mano sinistra dietro, mano destra sul ginocchio e guardo dietro. Mantenete bene la posizione, con lo sguardo anche, cercate un punto sempre più lontano, mantenendo tutti e due i dischi ben attaccati. Da qui ritorno, in centro. L'ultimo, più difficile, un'altra variante, senza andare a toccare la sedia. Quindi portiamo le braccia
su in alto, di nuovo o le braccia candelabro o alte o anche basse, come volete voi. Mantengo qui, lavoro solo tantissimo con la schiena e con l'addome, ricordatevi l'ombelico bene strizzato. Vado avanti fino al punto vostro massimo che vi sentite di mantenere e poi ritornate subito. Lavoro bene con l'estensore della colonna. Vado avanti, cerco bene un punto lontano e ritorno. Pancia fortissima. Ancora vado avanti, uso bene la schiena e l'addome per ritornare. Ancora tre, faccio così ora. Vado avanti, mantengo i gomiti aperti e ritorno. Ancora due, vado avanti e ritorno, apro il petto. L'ultimo, vado avanti e addome contratto, ritorno. Rilasso tutto e sciolgo, vado giù verso la terra, rilassando la testa e le spalle. Sciolgo tutto. Un bel respiro e poi ritorno su, fuori l'aria. Molto bene. L'ultimo esercizio, mani sulle spalle e andiamo a fare delle circonduzioni. Sempre per le nostre spalle, per l'articolazione e pensate bene ai gomiti che devono salire e aprirsi. Cambio dall'altra parte, apro, espiro, fuori l'aria, ritorno. E rilasso. Ok, ora un esercizio solo per le mani. Anche le mani sono importanti e appoggiamo le mani sulla sedia o sul tavolo. Da qui stacchiamo il dorso, quindi andiamo bene a schiacciare tutte le dita. So che fa male, ma cercate di mantenere la pressione delle dita sulla sedia e di schiacciare bene le dita. Spero che mi vediate. Sono esattamente solo con le mani, con le dita appoggiate e il dorso è staccato, il palmo, scusate, è staccato dalla sedia. Più porto il peso sulle dita, più sento allungare. Poi facciamo al contrario, portiamo il dorso appoggiato sulla sedia, se volete avvicinatela un po', e anche l'altro. Con le braccia più tese possibile, se riuscite, andate ad allungare bene la parte dei polsi. Mantenendo sempre la schiena dritta e respirate. Ricordatevi che il respiro vi aiuta per allungare, per rilassare un po' tutti i muscoli e resistere e sopportare un po' meglio il dolore. Espirate. Dopodiché ritorniamo appoggiando il palmo della mano. Questa volta andiamo a staccare solo le dita, quindi lasciamo il palmo della mano appoggiato sulla sedia e andiamo a portare in estensione le dita delle mani. Salgo e appoggio. E iniziate a tamburellare le dita sulla sedia a tempo. Salgo e appoggio. Stacco, scendo, su, giù. Cercate di mantenere bene il palmo attaccato e di iperestendere le dita delle mani verso il soffitto, quindi solo le dita che veloci, con grinta, con forza, cercano di salire e di sollevarsi verso l'alto. E poi andiamo a unire il movimento, una volta salgo con il palmo, una volta salgo con le dita. La stessa cosa che facciamo sempre con i piedi, potete farlo anche qui adesso con i piedi, con i talloni, così muovete anche un po' le caviglie, date ritmo. E cercate di fare la stessa cosa con le dita delle mani e con le dita dei piedi. Ancora due, ancora uno, e rilasso, sciolgo, apro, chiudo le dita delle mani come nelle lampadine, sciolgo, 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 e poi mandate via tutto e rilassate, via ogni cosa, rilassate. E io vi auguro buona giornata con questi piccoli esercizi che potete ripetere tutti i giorni quando volete. Riuscirete ad aumentare un po' più la vostra forza a livello della schiena per soprattutto ritornare in posizione retta e andate anche un po' a smuovere le spalle e soprattutto anche un po' di mobilità per le mani. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mettete un link, mettete un mi piace qua sotto, commentate. E vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao!